Non è obbligatorio, ma è consigliato indossare le cinture di sicurezza. Sì, occupano i posti posteriori di un'autovettura. Non è obbligatorio, ma è consigliato indossare le cinture di sicurezza. Sì, occupano i posti posteriori di un'autovettura. Falso. Cintura di sicurezza è sempre obbligatorio. Delle curve, percorso a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità dei veicoli. Nelle curve, percorse a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità dei veicoli, vero? Il segnale raffigurato obbligo a dare la precedenza ai veicoli proventi da destra. Forse. È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione delle pompe di iniezione dei propri veicoli. Forse. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto quando è indicato sulla patente, ovvero quando si vuole cambiare corsia. Per vedersi nella corsia di destra non occorre alcuna particolare attenzione. Forse quando deve cambiare corsia bisogna sempre attenzione. L'uso prolungato e ripetuto dei freni provocando il surriscaldamento comporta la diminuzione dell'efficienza frenante. L'uso prolungato e ripetuto dei freni. L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandolo il surriscaldamento, comporta la diminuzione dell'efficienza frenante. Vero. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e S. Transito conto proiettato dopo il passaggio di false, che prima deve andare D, poi A, poi S, non contemporaneamente, non insieme. Il segnale raffigurato consente sulla strada extraurbana il viaggio. Il segnale raffigurato consente sulla strada extraurbana di viaggio a 70 km/h. Vero. Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dal punto di organo di strada. False. Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire diretto. Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire diretto.
vero. Insieme a me, onda verde in figura viene posto anche sull'autostrada. Forse. Il limite massimo di velocità sull'autostrada è di 80 km/h, parla autovettura con rimorchio. Il limite massimo di velocità sull'autostrada è di 80 km/h, parla autovettura con rimorchio. Eh sì, è vero. Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato. Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato. Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non si compromessa la visibilità posteriore e laterale. Parla presenza di passaggio, pari il carico mal posizionato. Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che. Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non si compromessa la visibilità posteriore e laterale. Parte del passeggero carico mal posizionato. È vero. Prima di iniziare a guidare il veicolo bisogna controllare che non si compromessa la visibilità posteriore e laterale. Parla presenza di passeggeri o pari il carico mal posizionato, vero? Gli specchi retrovisori devono essere regolati mentre il veicolo è in movimento. Gli specchi retrovisori devono essere regolati mentre il veicolo è in movimento. False. Bisogna lasciare liberi gli ingressi dell'abitazione. Bisogna lasciare liberi gli ingressi dell'abitazione private in caso di formazione di codici di veicoli. Bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni privi in caso di formazione di codici di veicoli. False. I guanti a motociclisti che garantiscono la guida, sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi. I guanti da motociclisti garantiscono la guida, sensibilità durante la guida e una presa più sicura al comando, vero? Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale al quale è obbligatorio fermarci. Il pannello applicativo raffigurato indica un tratto di strada dove è possibile trovare nevie. Falso. Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla presenza. Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla precedenza. Vero. Presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovra di sorpasso su strada a due solo corsie e doppio senso di intercrossio. Vero. Lo spazio di frenatura diventa 9 volte maggiore. Sì. Veicolo sì, lo spazio di frenatura diventa 9 volte maggiore se la velocità si triplica, vero? La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione,
riportata sul documento stesso, salvo l'allineamento alla data di compleanno del titolare, ha validità di 3 anni, sì, rilasciata e confermata che ha un'età compresa la patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione, riportata sul documento stesso, salvo allineamento alla data di compleanno del titolare, ha validità di 3 anni, sì, rilasciata o confermata che a chi ha un'età compresa fra 70 e 80. Vero. Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ad inserire il rapporto più basso del cambio di velocità, vero? La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in fase di rientro in corsia con il veicolo sorpassato. La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in fase di rientro in corsia con il veicolo sorpassato, vero? Il conducente non deve mai sopravvalutare la propria abilità guidata, vero? Il conducente di autovettura trainante un rimorchio quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate. Sono considerati in stato di imbarazzo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 grammi di litro. Il conducente di autoveicoli trainante un rimorchio quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a vero, vediamo. Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata può essere segnalato con luci di sosta. Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata può essere segnalato con luci pulse. È vietato sorpassare sulla corsia di accelerazione o decelerazione, vero? Vediamo. Uno error solo. Quale? Di notte nei centri abitati il veicolo di sosta e il margine della carreggiata può essere segnalato con luci di sosta. Va bene, questo è vero. Va bene, grazie.